Vuoi mangiare con nonno? Tiè. Ben ritrovati a tutti quanti, molti follower mi dicono che assomiglio a Geppetto, interpretato da Nino Manfredi, grandissimo attore, e in onore di Nino Manfredi farò la pasta che è dentro il film Brutti, Sporchi e Cattivi. Ma andiamo a vedere gli ingredienti di questa pasta. Chiariamo subito una cosa, nel film non dice come viene fatta, ma dà gli ingredienti ben precisi, la sua moglie quando lui fa ne dice proprio chiaro e tondo, eccoli qui. Un po' di pan grattato, un po' di uva passa. Questa è uva di Corinto proprio. Sono andato al mercato a Livorno a prenderla, per trovarla ho dovuto fare chissà cosa. Dei pomodori San Marzano che io prima ho spellato, l'ho messo nell'acqua calda per una decina di minuti incidendoli. Dopodiché peperoncino, aglio, pecorino romano, le melanzane. Ora vi faccio vedere come l'ho fatta perché sono già in preparazione. Gli ziti, perché questi si vedono bene che sono ziti. Le noci, queste sono noci di Sorrento, per chi le sapesse, guardate, messo un piccino, non sono californiane o di Lampedusa, però sono proprio di Sorrento. Ci vorrà dell'olio dello buono e sale e pepe quanto basta, ma raccomando. Allora, le melanzane bisogna tagliarle a listarella, vedete? Io me ne sono già preparate prima perché queste sono state in mezzo al sale a spurgare un attimino. Allora voi prendete la melanzana, sempre con un coltello a seghetto, perché se usate questo qui rovinate la lama. Dopodiché incidete, ci fate tre con una melanzana di queste più lunghe, dovete usare anche queste melanzane che sono importanti, non quelle tonde. Lo dividete in tre, ci dava anche il quaccino un attimo, se no se lo volete lasciare ce lo potete lasciare, e poi facciamo delle strisce. Queste qui vanno messe sotto sale per almeno 3 o 4 ore a fare spurgare un attimino per friggere meglio, secondo la mia opinione. Poi ognuno faccia come ne pare. Allora, ora c'è da asciugare le nostre melanzane con un po' di carta, un canovaccio, come vi pare a voi. Perché hanno buttato fuori dell'acqua, guardate. Questa è solo una piccola parte di quello che ha buttato. È 4 ore e mezzo e sono qui. Stendiamo bene, così da poterle asciugare al modino. Fatto questo lavoro qua, prendete una padella, ci mettete dell'olio, potete usare l'olio extravergine, io con quelle che costano lo uso quello d'arachidi, che è buono, per friggere secondo me è perfetto, però nella ricetta secondo me le friggano con l'olio d'oliva perché erano belle grasse a vedersi. Aspettiamo che l'olio sia caldo, come vi insegno sempre potete utilizzare un mestolo per vedere se l'olio frigge, se è appunto giusto per friggere, o se avete il termometro anche meglio, quando arriva a 170 iniziate a buttarci la roba piano piano. Non è ancora pronto perché non fa le bollicine intorno al manico, aspettiamo un altro secondo. Ci siamo, guardate come le bollicine tutto intorno al mestolo. Allora vado leggermente a abbassare perché sennò faccio il bagno, e ce le vado a mettere piano piano. Dal massimo metto medio. Per fare una buona frittura la temperatura deve sempre essere ideale, su 170 gradi, però allo stesso tempo non deve averci troppa roba da friggere, se no non si alza mai, anzi si abbasserà sempre. Le nostre melanzane friggiamo queste qui, sono una decina di strisce, va più che bene secondo me dentro una padella così. Quest'oggi mi sono anche munito dello scola melanzane, l'olio dovrebbe filtrare tutto via. Scola fritto. Sì, scola fritto, hai ragione Andrea, ogni tanto mi sembra ogni spesso sbaglio, però va bene uguale. Controllate che le melanzane vengano belle rosolate, guardate che bellezza, dovrebbero rimanere belle turgide. Rigiratele, vedete, era perfette, così quando sono tutte belle abbrustolitine così le leviamo. Vedete, sono belle cottine, vado ad abbassare nel mentre tiro su, le vado a scolare così e continuo fino a che non l'ho finite. Mentre friggano noi faremo anche il pomodoro. Prenderemo un paio di spicchi d'aglio che non so se l'ho detto negli ingredienti. Fate un bel battuto d'aglio, benissimo. Prendete un tegamino dove ci metteremo un filino d'olio, almeno 2-3 cucchiai ci vuole, tanto poi le melanzane fanno il suo lavoro. Vai Andre, te lo dico io. Ci mettete lo spicchio d'aglio tritato,
Non mandatelo subito forte, anzi, piano piano, perché nel frattempo dovremo pulire i nostri pomodori che abbiamo sbucciato, ossia li levate il picciolo e le fate a pezzettini. Allora, vedete, l'aglio, tenendolo al minimo, soffrigge piano piano piano. Gli diamo una bottarella di, perché se no non va bene. Ora mettiamo il pomodoro, sicché deve essere bello caliente. Allora, l'aglio, vedete, inizia a biondire, ci vado a rovesciare piano piano il nostro pomodoro. Vado ad abbassare al minimo e intanto tiro fuori anche le altre melanzane. Abbasso quando le sto tirando su e rialzo quando ce le rimetto, perché noi praticamente faremo proprio come si vede nel film, impiatteremo un po' anni 70, ossia pasta asciutta proprio senza saltarla, avete capito? Proprio impiattamento stile come lo faceva la tua nonna quando eri bimbo, Andre, ti ricordi? Lo saltava mia la tua nonna la pasta, vieni di... Il pomodoro deve essere salato, questi sono i San Marzani di Livorno, sono l'ultima buttata, dopo non ce n'è più, e lo tappiamo un attimo per far prendere bene il bollore. Minimo 20 minuti a cucinare, ma minimo, mi raccomando, giravolo ogni tanto perché non si attacchi. Allora, dopo che abbiamo messo il pomodoro e levato le melanzane ad affigge, prendiamo le noci, le spacchiamo. Dice c'è lo schiaccianoci, ma il bocca va, schiaccianoci, io lo trovo e fa così. Tiriamo fuori i guerrigli di noce per, io credo per mezzo chilo di ziti ci vorranno una decina di noci tutte. Dopo aver pulito bene le noci, prendete una padella, ci mettete qualche goccia d'olio, scaldate bene la padella e ci mettete il pan grattato, circa un paio di cucchiate a seconda di quanti siete. Mescolate bene, fate tostare il tutto e ci aggiungete sia le noci, va bene? A pezzettoni, a pezzettini, ce le lascio a pezzettoni. Ci mettete l'uva passa che avete prima rindivito con un po' d'acqua calda, dopodiché l'avete scolata bene e la mettiamo dentro. Anche queste un po' limonate. Giriamo, facciamo tostare bene. Lo vedrete, quando le noci iniziano belline a tostarsi, buttano fuori tutto l'olietto, Andre. Lo vedi? Si vede che luccica. Questo non è l'olio, è proprio l'olio della nostra noce. Non è l'olio che ci ho messo prima. Avete visto quanto olio ci ho messo prima? Un goccio. Proprio le noci iniziano a tirare fuori l'olietto loro, bravo. Un altro minutino, vedete il nostro pan grattato inizia a scurirsi. Vado a levare quando è bello scurino il pan grattato, lo vedete? Guardate bellezza. Spengo, lascio qui. Nel frattempo controllo il pomodoro, ci dovremmo essere, sono passati 20 minuti. Lo scoperchio e lo faccio finire di cuocere, a ritirare. Ci siamo quasi, vedete? Si è tutto sfatto, ha cotto quasi 20 minuti. Per ora ci siamo. Essendo una padellina di terracotta, questa lì continua a cucinare ancora per un po', prima che si bruci tutto lo vado a mettere in un contenitore. Il pomodoro, come potete vedere, l'ho tenuto un po' stappato per far evaporare il sughettino. Guardate che bellezza, ci siamo quasi, un minutino questo è pronto, guarda come sorbolle bene, gli diamo una bella girata. Ci ho messo anche un po' di basilico, come potete vedere, non ve l'ho fatto vedere, ma ora si vede che c'è il basilico. L'acqua bolle? L'acqua? E se bolle? Bolle! Si buttano gli ziti, bravo Andrea, me l'ha ricordato, vieniti. Butto gli ziti, questi 9 minuti di cottura, devono scendere tutti, piano piano, devono cuocere a modino. Lo vado a ritappare ora. E se li dai in testa uno stesso? Li fai male, Comunque, le faremo cadere per conto proprio, pingiamo il sugo di pomodoro, ha cotto mezz'ora pari pari, che perfetto. Poi se lo lasciamo dentro la padella un po' evapora, se no si secca troppo, Andrea. Allora lo spengiamo, qui gli ziti stanno cadendo, sì, piano piano vanno giù, vedete, l'acqua calda l'ammorbidisce, come dice la mia nonna, ammorbidisce. Le stelle cadenti e gli ziti cadenti, no? Uguale, stessa cosa. Allora, la nostra pasta è pronta, la andiamo a scolare. Ecco qua. Prendiamo anche il sugo, spengiamo il fuoco. Allora, prendete una porzione. E là, è vivo te. Ammazza, mande. Una bella porzione bisogna dare ai nostri commensali. Poi ci mettiamo sopra pomarola. Ci vuole più di un chilo di pomodori. Due melanzane.
E questo qua che è il pan grattato con l'uvetta, così. Le noci. Poi peperino romano come se non ci fosse un domani. Ecco qua. Tocco finale, olio a crudo di quello buono. E un po' di peperoncino crudo così, Proprio za, facciamoci del male, sì, vai. E via così, verso nuovi orizzonti, signori. Guardate questa pasta bimbe, vedo l'ora di mangiarla. Deve essere una cosa, non la mantechiamo, la teniamo proprio così. Vedete, nel film lui si vede che si introgola tutto come mi garba a me. Che dire, bel piattino veramente. Allora, ora vado all'assaggio di questa bontà, però prima bisogna girarla come fa lui, no? Vedete, perché si mette il pan grattato? Perché un po' viene brodoso, questo qui, anche a scolarlo bene, Andrea, rimane un po'. Dovrebbe stare lì. Mezz'ora, invece no, se no si chiama. Bravo, ma sei intelligente! Allora, si mescola tutto, si fa un casino nell'altro mondo, ma. Sì, ma di cosa vuoi? Ma la pasta non si spezza. La pasta non si spezza? No. Si prende così. All'araba. La garbata, lo vedo già, guarda come si muove. Sta ballando. Te lo dico, Andrea, andiamo a mangiare la trincoccia perché questa non si può far ghiacciare più di tanto perché è buona sì tiepidina. Non so se ve lo ricordate, l'ingrediente segreto era il veleno per i topi nel film. Noi ci si è messo, sicché si va a sgrofognare, vi si saluta, vi si manda un bacione, vi si ricorda sempre i nostri canali social, Instagram, il Bocca TV, come al solito ci potete trovare da tutte le parti, e il sito, ilboccatv.com. Ciao.